continua a far parlare di sé Sara Tommasi. E ancora una volta sono i film porno di cui è protagonista a generare discussioni. Il secondo film hard della Showgirl, Confessioni private, era infatti pronto al debutto sul web, ma le autorità lo hanno sequestrato in seguito alla denuncia presentata dalla Tommasi e rappresentata legalmente dall'ex Alfonso Luigi Marra. Secondo l'avvocato, infatti, Sara non era consenziente al momento delle riprese del film, ma è stata sequestrata, drogata e violentata. Le accuse nei confronti dei produttori del film sono dunque molto gravi. Non solo sequestro di persona e violenza sessuale, ma addirittura circonvenzione di incapace. La polizia giudiziaria ha dovuto quindi sequestrare e confiscare il video su ordini precisi della magistratura penale. Per il primo film della Tommasi, invece, ormai il danno è fatto. Ma Sara sostiene che anche in quell'occasione, nelle riprese della mia prima volta, lei è stata drogata e violentata. Come finirà l'ennesima vicenda della Tommasi? Ai posteri largo sentito.